15 gennaio, ben ritrovati gentili telespettatori alla prima puntata del 2016 di Giorno in Giorno. Il lunedì cominciamo ormai da tradizione la settimana parlando di sport. A breve avremo la possibilità, grazie alla collaborazione con gli uffici stampa e GV, qui in studio con noi sarà presente Marco Cavini che ci illustrerà le novità in casa della ginnastica Petrarca Arezzo, ma subito andiamo, intanto saluto il nostro Marco che ringrazio per la collaborazione rinnovata anche per questo 2016. Torniamo da lui veramente tra poco. Vi ricordo dove potete seguirci: ovviamente oltre che sul canale 85 del digitale terrestre potete trovarci anche in streaming all'indirizzo www.tsdtv.it/live. per qualunque segnalazione o per chiedere ulteriori informazioni sul programma o inviarci anche delle storie, delle segnalazioni, potete scrivere a digiornoingiorno@tsdtv.it. Bene, noi cominciamo questo primo blocco partendo da un argomento davvero singolare. Parliamo di pallacanestro, però lo facciamo da un punto di vista differente, perché vi raccontiamo la storia di tre giovani, in particolare all'interno del servizio parlerà Nicolò, un giovane aretino che insieme ad altri due colleghi ha ideato un software per l'analisi di dati che poi genera mappe e grafici per studiare nel dettaglio alcune partite di pallacanestro. Ovviamente questo software è stato notato dagli addetti al settore e allora ci facciamo raccontare da Nicolò la sua storia. Torniamo in studio dopo e continuiamo con l'intervista a cura di Marco Cavini. Ritmi incalzanti, azioni spettacolari, schiacciate, tiri da tre. Questo è il basket, uno sport di cui difficilmente non ci si innamora. A subire il fascino della pallacanestro anche Nicolò, che insieme ad altri due amici ha unito passione e competenze tecniche specifiche per dar vita a ChartSight. Si tratta di un software nato per elaborare dati statistici in grafici e mappe per la pallacanestro. Un progetto comune che ha avuto inizio circa un anno fa e che non si è fatto intimorire dalla distanza, mettendo in collegamento Arezzo, Cremona e Torino, le tre città in cui abitano rispettivamente Nicolò, Luca e Michele. Un amico comune ci ha messo in contatto dicendo che io sapevo fare delle cose e l'altro ragazzo sapeva farne altre, e insieme abbiamo provato a vedere se riusciamo a fare alcune delle cose che magari vedevamo in altri siti, alcuni grafici, alcune mappe che vedevamo rappresentate in altri siti. Vedendo che poi ci siamo riusciti, abbiamo provato a sperimentare altre, abbiamo aumentato, diciamo, il materiale e i prodotti a disposizione. La prima fase di progettazione e programmazione, che è stata fondamentalmente l'80% del lavoro attuale, è durata circa un paio di mesi, che sfruttavamo nel tempo libero, nelle pause di metà giornata o semplicemente alla sera. Entriamo da profani nel mondo di ChartSight e cerchiamo di capire insieme quali possono essere le sue declinazioni. Può essere utile come ipotesi di scout interno, ovvero per una squadra di osservare meglio i propri giocatori e capire in che situazioni i giocatori rendono meglio rispetto ad altri, o come scout esterno per vedere le debolezze dell'avversario e sfruttarle, oppure banalmente può essere indirizzata a un pubblico, a siti e rappresentazioni che hanno bisogno di dati o mappe per rappresentare concetti o far appassionare la gente. Vediamo più nel dettaglio alcune proprietà di questo software. Tra le varie proprietà abbiamo le mappe del calore, che mostrano in modo abbastanza semplice dove un giocatore è più attivo nel campo da gioco a seconda di quanto è intensa la mappa del calore, così come fosse banalmente la temperatura di una stanza. Poi abbiamo una mappa di tiro dove rappresenta tutti i tiri presi dal giocatore durante una stagione, che sono fatti o sbagliati, e per ogni tiro ci dà varie informazioni su dove è stato preso, contro di chi e su quale punteggio. E poi infine abbiamo le mappe esagonali, che sono un ottimo modo per rappresentare tante informazioni in poco
in maniera piuttosto immediata, perché a seconda se un giocatore tira di più da una certa zona, l'esagono è più largo o più piccolo se tira di meno, e a seconda del colore, se è più caldo o più freddo, vuol dire che tira meglio o peggio secondo della media di lega, rispetto alla media di lega. Sulla base di questi dati possiamo rappresentare dei grafici, come ad esempio dei grafici a torta su dove prendere i vari tiri o su che parte del campo, se rispetto a destra o rispetto a sinistra, e sulla base della distanza oppure anche banalmente la quantità di tiri che prende rispetto a quelle che sono le medie. Il prodotto Made in Italy ha già riscosso successo oltreoceano con alcune squadre americane delle leghe minori, ma è in Italia che questo tipo di servizio riscontra maggiori criticità. In Italia un approccio analitico allo sport è assolutamente demonizzato e abbastanza esorcizzato. Molti allenatori, giocatori e società non credono in un approccio analitico alle cose e a un approccio statistico per determinare alcuni fattori, preferendo affidare all'esperienza e all'occhio dell'allenatore e all'occhio esperto, mentre dicono che in questo modo si può fuorviare quelle che sono le attenzioni. Chissà se allora nel nostro paese, dove il calcio domina il panorama sportivo nazionale, sia possibile pensare ad un'applicazione di Chartside anche nel gioco del pallone. Ci abbiamo pensato, è un po' più difficile perché non è così semplice accedere ai dati, perché magari nella pallacanestro, specialmente oltreoceano, i dati sono a disposizione di tutti e sono davvero tanti, mentre qua in Italia sono piuttosto pochi e non del tutto a disposizione. E poi ovviamente il fatto che non siamo così ferrati nell'altri sport come nella pallacanestro. Nonostante le difficoltà, il lavoro dei tre giovani non passa inosservato e ha già catturato l'attenzione di alcuni siti e network nazionali. Il primo contatto è stato con ultimouomo.com, che è un sito sportivo italiano, e successivamente il contatto più grosso abbiamo avuto circa un anno successivo con Daily Thunder, che è un blog di ESPN affiliato, e tramite diciamo quell'articolo che è apparso con le nostre grafiche ci hanno contattato anche riviste NBA e Sky, con cui abbiamo avuto un po' di collaborazioni. La strada intrapresa da Nicolò, Luca e Michele sembra essere quella giusta, con la speranza che possa trasformarsi anche in un'opportunità professionale. Complimenti davvero a Nicolò e ai suoi colleghi per l'ideazione di questo software. Noi proveremo ad avere ospite in studio Nicolò per approfondire ancora di più con lui il lavoro svolto. Andiamo subito però da Marco Cavini per fare il punto sul fine settimana dello sport minore aretino, anche se purtroppo la definizione personalmente non piace, per poi passare tra pochissimo alla ginnastica Petrarca. Quali sono stati i principali avvenimenti, Marco? In attesa del presidente Paolo Pratesi, il 2016 è iniziato particolarmente positivo per due società aretine, la Chimera Nuoto e il Circo Tennis Giotto, perché la Chimera Nuoto è venuta da un'annata eccezionale con due titoli italiani, numerose convocazioni in nazionale e ha riniziato l'anno con l'obiettivo di confermarsi. La prima manifestazione a cui hanno partecipato è stato il torneo dell'Epifania di Cortona, in cui è arrivata la vittoria del torneo con ottimi risultati soprattutto dalle ragazze nate fra il 2001 e il 2002, che rappresentano un po' la punta di diamante dell'attività agonistica della Chimera Nuoto. Dunque un buon avvio di stagione per questa società. Poi c'è stato il Circolo Tennis Giotto, che con due atlete, Veronica Mascolo e Matilde Mariani, ha contribuito alla vittoria della Toscana della Coppa d'Inverno, che è il titolo italiano per rappresentative regionali. Queste due atlete, fra l'altro, insieme a Chiara Girelli, occupano un'ottima posizione nel ranking europeo di Tennis Europe, cioè è quello che riunisce le migliori atlete del continente, e proprio questo fine settimana, da giovedì, andranno a Bolton, in Inghilterra, per disputare un torneo del circuito Tennis Europe. Dunque un in bocca al lupo al Circo Tennis Giotto e a queste due, anzi tre, perché oltre a Mariani Mascolo, vincitrici, campionessa d'Italia, c'è Chiara Girelli. Un in bocca al lupo per questa nuova avventura. E allora, grazie Marco per questo primo focus. Noi ci fermiamo per alcuni istanti e poi torniamo per parlare della ginnastica Petrarca. Rimanete con noi.
nuovamente in diretta con Di Giorno in Giorno. Come preannunciato prima del break pubblicitario, è arrivato il momento di scoprire tutte le novità in casa della Società Ginnastica Petrarca di Arezzo. E allora subito la parola a Marco Cavini. Per la Ginnastica Petrarca il 2015 è stato un anno difficilmente eguagliabile, possiamo ben dirlo, perché è la prima squadra impegnata in Serie A2, ha vinto il campionato ed è andata in Serie A1, fra l'altro è con una vera e propria impresa perché era l'unica squadra senza la straniera, poi ne parleremo nel dettaglio con Paolo Pratesi. Mentre nella ginnastica per tutti il gruppo Gimnestrada si è laureato campione d'Italia e ha vinto l'Oscar della ginnastica, dunque grandi soddisfazioni su tutti i piani. Iniziamo parlando della Serie A2. Lo scorso anno, nel 2014, la Ginnastica Petrarca arrivò ad un passo dalla promozione. Sì, sì. Dunque, questa stagione l'obiettivo era di migliorarsi, di riuscire a tornare dopo 5 anni nella massima serie. Bene, l'obiettivo è stato raggiunto, Presidente Pratesi? Sì, è stato raggiunto con un risultato che devo dire quasi insperato, perché come dicevi prima, la nostra squadra si è presentata alla partenza delle gare di campionato senza l'apporto della ginnasta straniera che avevamo ingaggiato e che non è potuta avvenire, si tratta di una ginnasta russa, non è potuta avvenire perché si è infortunata e quindi non potevamo assolutamente rimpiazzarla. Siamo andati avanti con le nostre forze e lo spirito di rivalsa delle nostre ginnaste è esploso, tant'è vero che diciamo che forse è quasi un record questo di aver vinto a mani basse un campionato senza il contributo di una ginnasta che venga da fuori Italia. Il ruolo della straniera, però, possiamo dirlo, l'ha giocato una ragazza pienamente aretina, Maria Vilucchi, che ha sorpreso tutti e ha ottenuto i risultati più alti. Allora, Maria Vilucchi per noi non era una sorpresa, sapevamo di poter contare in pieno su di lei perché è una ginnasta ancora in fase di crescita e di assoluto valore nazionale se non internazionale. E quindi mi hanno risposto bene tutte le altre ginnaste che abbiamo fatto scendere in campo, quindi a partire da Aurora Peluzzi, a partire da Massetti, a partire dalla Fioravanti, dalla Cammarata e da Iervolino. E la Ceciliare che ha dato un contributo anche lei che fa fede al suo excursus di ginnasta di valore. Possiamo dire che la Ginnastica Petrarca, che tra l'altro era guidata da Irene Leti ed Elena Zarieva, sì, è tornata a casa, perché la Serie A1 è la serie in cui questa società ci sta meglio. Diciamo che io, quando sono diventato presidente della Petrarca nel ormai lontano 2000, ho trovato la squadra in Serie A. Dopodiché le vicissitudini che si sono vissute in questi anni ci hanno riportato in A2, siamo ritornati in A1 e poi di nuovo abbiamo dato la scalata alla vetta, se così si può definire. Sono moderatamente fiducioso, dico moderatamente perché lo spirito della Petrarca è sempre stato quello di fare un passo per volta, fiducioso nel poter contare sulla permanenza in Serie A1, quindi il nostro obiettivo principale sarà quello lì. Quindi conto sulle nostre ginnaste e quindi sul nostro vivaio e sulla loro crescita personale che si sta verificando, perché abbiamo potuto constatare che anche nella giornata in cui Maria Vilucchi non ha potuto gareggiare perché è indisposta, abbiamo avuto una risposta sufficientemente positiva da parte delle altre. Questa squadra che è passata in Serie A1 è un po' la punta di diamante comunque di una società che è nel vivaio, nel settore giovanile, riunisce centinaia di allievi, di atleti. Sì, sì, noi abbiamo un buon serbatoio di ginnaste, stiamo svolgendo un ottimo lavoro, ci sono altre tecniche impegnate
nella formazione e nella diciamo, selezione anche delle ginnaste, il settore agonistico è sotto la guida di Irene Leti e di Elena Zaraieva, su cui non c'è bisogno di spendere parole perché ormai è un duo collaudatissimo e molto affidabile, ma c'è da ricordare anche l'apporto delle altre come Federica Peloso, come altre tecniche che sono nella nostra compagine e l'apporto della Stefania Pace, che è la coreografa. L'abbiamo anticipato, per la ginnastica Petrarca il 2015 è stato l'anno della vittoria dell'Oscar della ginnastica, la principale è un premio istituito direttamente dalla Federazione Italiana, che è stato vinto dal gruppo della Gimnestrada, che ha vissuto un'annata eccezionale. Questo conferma il fatto che la ginnastica Petrarca non è solo ginnastica ritmica, ma è anche ginnastica per tutti, perché il gruppo Gimnestrada è collocato nella disciplina di ginnastica per tutti. Tant'è vero che è aperto a tutti gli atleti, indistintamente dalla loro esperienza e senza limiti di età. Quindi si va dalla ginnasta, il piccolo ginnasta di 7-8 anni, per finire con Luigi Salvadori, di cui non dico il nome, ma comunque è una colonna storica per la Petrarca. Tra l'altro stiamo vedendo esibizioni passate della Gimnestrada, che è una disciplina che unisce un po' tutta la ginnastica e che a Pesaro si è laureata al campionato. Sì, ora da quando è stata instaurata la prassi di celebrare la festa della ginnastica annuale a Pesaro, da qualche anno, è stato riservato maggior spazio alla Gimnestrada. Questo grazie anche al movimento che c'è dietro, quindi alla crescita, all'affacciarsi di nuove società, alla scoperta di questa disciplina. Io posso, se posso, vantare un piccolo merito, quello di aver creduto fin da subito, quando diventai presidente della Petrarca, nella importanza della Gimnestrada, perché con i miei trascorsi di ex bandieratore sapevo quanto e che piacere si può trarre andando all'estero a rappresentare la propria città, la propria nazione. Quindi già nel 2002 la compianta Manuela Rosi accompagnò la Gimnestrada, che era guidata da lei, in una coreografia di sua creazione che si rifaceva al film La vita è bella. E questo appuntamento si celebrò a Lisbona, la nostra squadra fu invitata al galà conclusivo della manifestazione mondiale, e perché la Gimnestrada non è competitiva, non c'è un'attribuzione di voti ferrea come avviene di solito nelle gare, ma il riconoscimento massimo cui può aspirare una compagine è quella di essere invitata al galà conclusivo della manifestazione europea o mondiale che sia. E a proposito di questo, ricordiamo che quest'estate è il gruppo della Gimnestrada è stato proprio ai mondiali, mentre a fine novembre ha goduto di un'altra prestigiosa vetrina come il Gala della Ginnastica di Verona. Perciò è per queste ginnaste le soddisfazioni e le possibilità di viaggiare e questo il massimo riconoscimento che ci riserva la federazione, perché il fatto di invitare il nostro gruppo ad aprire importanti manifestazioni come appunto l'appuntamento di Verona e lo scorso anno al Pala Mandela a Firenze, l'essere invitati a rappresentare la federazione dà soddisfazione e dà lustro e prestigio alla nostra società. L'Oscar della Ginnastica 2015 premia queste fatiche, questi impegni che sono stati profusi
in questo gruppo, e qui il merito principale è da ricondurre a Katia Rosi, quindi più che degna sorella di Manola, e quindi una tradizione che si ripete nel passare del tempo. A proposito di famiglia Rosi, perché siamo passati da Katia a Manola, lo scorso anno si è chiuso come tradizione con il Memorial Manola Rosi, in cui fra l'altro ha vinto la Toscana di Maria Vilucchi il trofeo delle regioni. Sì. E poi c'è stata l'esibizione, che è stata ancora una volta un grande successo. Sì, è stata una grande soddisfazione. Ormai siamo arrivati alla sesta edizione del Memorial dedicato a Manola Rosi, e la federazione ci ripaga con la partecipazione al torneo di tutte le rappresentative regionali. E per noi il traguardo, l'obiettivo principale è sempre stato quello di riuscire a portare il trofeo in terra toscana. Ci siamo riusciti per la seconda volta, e questa volta grazie prevalentemente ai punteggi che si è aggiudicata Maria Vilucchi, quindi è proprio una vittoria toscana con una fortissima componente aretina. Stiamo per l'appunto vedendo il sito Mucchi Sport e lanciamo un appello perché attraverso questo sito parsa un importante sostegno che può arrivare al Memorial Rosi. Sì, è un'iniziativa pubblicitaria che interessa il territorio toscano. Questa società si è impegnata a riconoscere alle prime 10 squadre con pagine sportive che avranno presentato progetti ritenuti validi un contributo in moneta che verrebbe proprio a fagiolo, come si dice, perché nella conduzione, nella gestione economica di una società sportiva dilettantistica, la componente su cui siamo sempre in deficit è il contributo, i soldi. Ecco. E in questo caso io invito tutti coloro che conoscono la Petrarca, che possano dedicare un minuto del proprio tempo a andare su un sito Facebook, perché solo attraverso Facebook si può effettuare la votazione, andando a ricercare fra 170 progetti che riguardano la Toscana, che sono stati scelti dalla società Mucchi, e quello della Petrarca. Noi abbiamo presentato come progetto, non a caso, il Memorial Manola Rosi, quindi che è una nostra creatura, è a totale nostro carico, e quindi se è piaciuto, se si intende dare un aiuto alla Petrarca, io direi votate, spingete i vostri amici a esprimere una preferenza per la Petrarca, c'è tempo fino al 15 di febbraio. Anche perché in un periodo in cui le sponsorizzazioni sono sempre più scarse, in cui trovare risorse è sempre più difficile, basta un click di 10 secondi per sostenere una realtà importante come la ginnastica Petrarca. Sì, oltretutto è completamente gratuito, non richiede tempo, non richiede di recarsi in ufficio né francobolli, niente di niente. C'è solo di andare sul sito internet della Mucchi Sport, andare a cliccare l'iniziativa sportiva, individuare il logo della Petrarca e cliccare. Presidente, abbiamo parlato di un'annata eccezionale. Per il 2016 quali saranno gli obiettivi? Allora, il 2016, il primo obiettivo è quello di rimanere in Serie A1, come già avevo anticipato. Per la Gimnestrada ci sarà già stata fissata la presenza in Cecoslovacchia all'edizione mondiale della Gimnestrada 2016. Per la ginnastica artistica c'è un intenso lavoro che sta venendo fuori in questo momento in sordina, devo dire, purtroppo, perché meriterebbe più tempo da dedicare, che è quello che stanno facendo le nostre tecniche, i nostri tecnici che si occupano di ginnastica artistica, perché noi siamo
è una società che dedica tempo e energie a tutte le discipline previste dalla Ginnastica d'Italia e quindi la componente artistica in questo momento non ha soggetti di altissimo valore, ma si parla di materiale molto fragile, molto giovane, proprio giovanissimo, quindi si parla di bambine e di bambini che stanno già conseguendo degli ottimi risultati a livello regionale. Questo ci fa ben sperare per il prossimo futuro. Benissimo, il tempo a nostra disposizione è esaurito, noi ringraziamo il presidente della Ginnastica Petrarca Paolo Pratesi e ci congratuliamo per l'ottima annata. Grazie, grazie a voi e ben vengano altre annate come questa, penso che sarà, come dicevi in apertura, difficilmente ripetibile, però non lasciamo niente di intentato perché si ripeta, se non addirittura avere qualcosa di più da festeggiare. Benissimo, rendiamo la parola a Riccardo Ciccarelli. Grazie Marco, ovviamente anche la redazione di Giorno in Giorno lunedì si unisce a questo augurio rivolto nei confronti della società Petrarca di Arezzo. Noi ci fermiamo per un breve istante, poi torniamo con il blocco successivo della trasmissione e parliamo di Arezzo Calcio. Rimanete con noi.